Allora, ciao amici, oggi andiamo a fare un altro lavoro di manutenzione che in molti conoscono già, ma è giusto che tutti sappiano il da farsi. Andremo a ingrassare il preselettore del cambio. C'è solo questa vite da togliere e scende il carterino e poi vi faccio vedere come fare. Allora, praticamente un dadino dell'otto, svitate tutto e scende, niente di difficile. Allora, io ho fatto il controllo, come vedete c'è già il grasso, io ne metterò ancora un pochetto. E andate, in teoria si potrebbe anche riempire tutto, quello che è importante è il primo pezzo qua dove va a scorrere. Comunque il mio manutentore vedo che ha fatto un buon lavoro. E in più, già che ci sono, do una controllata che siano chiusi i due morsetti dei fili del cambio. Ok, come vedete ho ingrassato tutto, ho controllato i due serraggi e niente, come grasso l'ideale sarebbe quello alte temperature, ma va bene anche l'altro, comunque non arriverà mai a raggiungere chissà quali temperature lì dentro. Adesso non faccio altro che andare a pulire sul coperchietto e rimontare il tutto e il lavoro è completo. Ok, andiamo a chiudere il coperchietto dopo averlo pulito. E il lavoro è concluso. Allora, questo lavoro io è la prima volta che lo faccio, ma me l'aveva fatto il manutentore. Si sente se il cambio diventa duro o da qualche problema. Quindi io direi ogni 6-8 mila km controllare. È un lavoro proprio di 5 minuti. Non esagerate come al solito con le viti, questa è una vite dell'8 e fine. Diciamo che è una cosa semplice da tenere fatta. Ne va del corretto funzionamento del discorso leveraggio innesto e non innesto. Grazie dell'attenzione, alla prossima!